Buongiorno, benvenute nel nostro primissimo Vlogmas! C'è? Questo ti ricordi chi era? Chi è? Elfo? No. Elfo, di come si dice? Mike. Elfo Mike. Mike. Però, E? Elfo Mike E? era un po' pupazzo. Guarda che Elfo Mike sta perdendo i pezzi. Ah, di Eh nuovo! già. Finalmente sono ricominciati i nostri vlogmas. Come potete notare, io qui ho tutto il caos più totale, però. Guardate chi c'è. Chi c'è? Aspetta, Però aspetta. sono andata a Non prendere c'è Marek a scuola. niente. Ho fatto qualcosina prima, ma poca roba, ma non mi convince molto. Non ero molto ispirata. E. Ah, Marek vuole farvi vedere. Eh sì, amore, allora lascialo lì, se no Tutta la si magia. Tutta svuota tutta la magia qua. Aiuto! Lascialo qui. la magia anche qua. Annaggia! Adesso io preparo la merenda Marek e poi cerco di farmi venire qualche idea. Marek vorrebbe fare l'albero oggi, però io ho pensato l'albero di farlo magari o domani o sabato, o addirittura lo facciamo domenica tutti insieme. Adesso vediamo. Comunque, ora faccio vedere una cosina. Io qui ho già messo questo quadro qui, ho cambiato l'immagine. Questa l'ho presa su Shein, era più grande, l'ho ritagliata. E poi. Tanto qui c'è un bimbo impazzito di gioia. Impazzito di gioia. E poi, ragazzi, ho tirato fuori tutte le decorazioni, ho messo il runner e qui stavo vedendo un pochino come sistemare, ma adesso lo andiamo a fare insieme. Prima preparo una merendina per questo bimbo. Vlogmas, Vlogmas. ma quando questo è te. Cosa stai aspettando tu? Cosa stai aspettando tu? Cosa aspetti? Dimmelo un po'. Popcorn I popcorn. che cadono tutti Che qua. cadono? Eh sì. Che disastro, ragazze! Non so da dove cominciare. Poi Marek ha tirato fuori tutto, gentilissimo. Thank you.
Sono stata da Lidl e ho preso un regalino al mio bimbo. Ta-da! Guarda cosa ti ho preso! Amore! Il pigiama di Natale! Vieni a vedere, aprilo, dai, vedi se ti piace. È simile al mio degli omini di pan di zenzero. Vediamo. Andiamo, vediamo. Aspetta, ti aiuto. Scartiamo la carta. Scarta la carta! Scartala! Oh! Vediamo un po'. Che bello, Marek! C'è più niente, inutile che guardi. Il pigiama, tu pensi ai biscotti, omini? Prego! Io adesso lo vedrai, impazzirà di gioia, no? Ha visto gli omini? Vabbè. Comunque, e poi ragazze, ho trovato la Yankee da Lidl. E l'ho presa, pagata 11,99 euro. Questa qui che profuma da morire è al caramello, ma è una roba wow. Profuma un sacco. Adesso l'accendo così vediamo. È troppo buona. Buoni, eh? Comunque, ragazze, questo video l'ho girato in 2 giorni, anche se l'ho vestito uguale. L'ho girato un po' ieri, poi ieri sera e un po' questa mattina. Poi oggi pomeriggio è stata una giornata super piena. Sono andata anche fino a Torino. Sapete che io non guido a Torino perché ho paura. L'ho dovuto fare. Con la macchina sostitutiva di mio marito, quindi una macchina che non conosco. E per andare a ritirare la sua macchina che era dal carrozziere appunto a Torino. Non vi dico, stavo sudando freddo perché poi c'è traffico qui dove vivo io, traffico non esiste, cioè non che io non faccia strade trafficate, le ho fatte, anzi, però Torino è proprio un vero caos e vi dico che ho avuto proprio l'ansia mille perché io sono fatta così, una delle mie più grandi paure è portare la macchina nei posti dove io non conosco, però mio marito non poteva assolutamente perché ancora adesso, ragazzi, sono le 6:30, lui è ancora a lavoro, quindi non sarebbe riuscito ad andare a ritirarla. Loro alle 7 chiudono e quindi dovevo andare per forza io. Amore, non battere la sedia, non ti dondolare. E quindi sono andata io e quindi mi sono cagata addosso. Però dai, è andata. È venuta anche mia mamma con me e ce l'ho fatta. Poi vabbè, sono andata a prendere anche Marek a scuola, sono passata da Lidl, sono andata a prendere Marek a scuola, poi oggi sono andata a ritirare anche le analisi, insomma, un po' di cosine. Una giornata un po' ansiosetta, però adesso voglio sistemare un pochino, mettere a posto, non ho finito di decorare in cucina, devo ancora finire un po', fare bene bene e vi faccio vedere il risultato finale che mi piace un sacco, tantissimo, quest'anno molto soft. Non va! Prova a togliergli quell'altro vagone. Ci siamo arresi e lo facciamo andare fuori stazione. Basta. Ciuf, ciuf! Vai, vai, Teno! Ah, aiuto! Thank you.
pensate, un copriforno, no, due copriforni e poi c'è il forno, aspettate, poi c'è il forno, guardate, allora, due copriforni perché mi piace così, ma due copriforni, meglio uno, perché se ne abbiamo due, devo rifarne due, quindi ancora voi, ciao. Ci arrivi? Aspetta. Allora, così è, mamma? Aspetta. Sei pronto? No. Oh, mamma mia. Dai, amore, che pensi? Fatto? No. Fatto. Grazie, bravissimo. Immagino. Mi serve una... Lo zucchero tempo fa era... Lo zucchero tempo fa? Era... chiuso. Bene, era chiuso. Abbiamo trovato più male. E guardate, non sono stato io. E chi è stato? Mike. Opa! Scusa? Eh già. Sì, sono convinta era anch'io, fino amore. Qua. Era tanto, sì. Qua il latte è pronto. Buongiorno ragazzi, siamo al giorno dopo. Io e Marek stiamo per fare colazione. E Marek stamattina è un po' arrabbiato. È vero Marek? Di perché? Allora, per noi non siamo ancora a dicembre, per noi non è ancora a dicembre. Però mi sa che Elf Alfred qui non è ancora arrivato. Sapete che a casa nostra arrivano gli elfi il primo di dicembre. Si è spostato là, ha fatto un casino là. Però stamattina Marek ha trovato Elfo Mike lì e noi l'avevamo messo nella scatola ieri sera. Allora stamattina Marek mi ha detto: mamma, hai visto cosa è successo? Elfo Mike si è spostato, vero? Giusto? Quindi anche se è molto presto, perché per noi oggi è il 25 di novembre, quindi non siamo ancora a dicembre, gli elfi non fanno ancora magie. Secondo me, Elfo Mike, avendo visto tutte le decorazioni, si è un po' confuso. Ha detto, ma mi sa che devo entrare in azione. Guarda cosa ha fatto. Ha tolto quello, ha mangiato lo zucchero, perché abbiamo trovato pochissimo zucchero, tutto sparso qua, ha fatto un disastro. Che si dia una regolata questo elfo, vero? No. Anche perché deve arrivare ancora Alfred. Comunque, quello l'ho spostata io. Insomma, Rex andò a ispezionare tutte le parti di casa. Ragazze, io faccio la colazione e poi in questo video vi mostro le decorazioni, come sono venute. E poi chiudo questo primo vlogmas. Ok, allora adesso finalmente vi mostro le decorazioni della zona giorno, diciamo così, di quest'anno. Poi, ragazze, piccola premessa, non ho messo ancora lucine fuori, lo farò più avanti. Qui in cucina sapete che io aggiungo sempre delle luci, cose, non l'ho ancora fatto, non so se lo farò, ma tanto comunque nei prossimi giorni andremo ad aggiungere qualcosa. Diciamo che in gran lunga è stato fatto, la cosa più grande è stata fatta, poi sicuramente andrò ad aggiungere, togliere, mettere, fare, lo sapete. Allora, mancano le lucine, non c'è l'albero, magari metto, quando metto l'albero metto anche le lucine, non lo so, vediamo. E niente, vi faccio vedere come sono venute le decorazioni quest'anno. Allora, ecco qui la parte della sala pranzo, diciamo così, dove c'è il tavolo e la vetrina. Qui c'è Elfo Mike, la vetrina l'ho allestita tutta natalizia e rispetto all'anno scorso ho aggiunto questa ghirlanda che si illumina ovviamente perché ci sono le lucine, però adesso tanto non si vedrebbe nulla, e gli ho messo questi cosini, insomma. Se vi ricordate, questi li ho fatti io l'anno scorso. Aspettate che, ok, questi qua li ho fatti io l'anno scorso con il cartone, quest'anno ne voglio fare degli altri più grandi, tutti a forma di casetta, per metterli sulla parte della vetrina in cucina. Poi li ho messi i candy cane e qui l'albero di Natale, eccetera, però questo mi sembra che è così, no, giusto così. No, si è tolto! Ovviamente aghetti dappertutto, aspettate.
Il centro tavola l'ho cambiato tipo 40 volte. Questa inizialmente l'avevo messo sulla finestra, poi l'ho rispostato qua perché comunque mi piace molto come ci sta. Qui c'è il pandorino e una candela, ma non l'accendo mai. Boom, ho sbattuto la porta. E qui abbiamo la candela che ho preso ieri al Lidl, che devo dire la verità è molto profumata, non come le solite Yankee Candle, devo essere sincera, però il profumo si sente molto buono. Comunque questo è il centro tavola. Qui invece ci sono le mensoline, poi qua tanto queste andranno tolte perché ci va il televisore, però per il momento che le abbiamo ancora le ho ovviamente decorate. Allora, qui ho messo una foto di Marek del 2021, se non sbaglio, poi vabbè, Elf on the Shelf, un elfo sulla mensola, e niente, l'ho fatto così. Questo qui l'avevo preso l'anno scorso da Primark, questo invece è Lidl un bel po' di anni fa. Qua ho messo il nostro piccolo presepe che ho da quando sono piccola praticamente, e l'unica cosa è che si è staccata la stella, la devo andare a rifare. E qui abbiamo la vetrina addobbata così quest'anno, ma anche qui ci vogliono delle altre modifiche. L'anno scorso qui avevo messo i bicchieri, quindi non mi convince ancora del tutto, però per il momento la lasciamo così, poi man mano andrò ad aggiustare. Allora, qui ho messo le tazzine natalizie, queste le avevo prese al Carrefour. Qui abbiamo la tazza, questa qui che io uso sempre per la colazione, però è bella trasparente, ho detto la uso per metterci i cucchiaini. La tazza l'ho presa ad agosto o a settembre, non mi ricordo, su Temu. E invece questi qua li ho presi mese scorso sempre su Temu, i cucchiaini con le cose di Babbo Natale. Questo anche di Temu, un piattino. Questa qui, ragazze, me l'aveva regalata la mia amica Filo, Filomena, del canale Filomena Amore, me l'aveva regalata lei l'anno scorso. Poi qui abbiamo tutte le mie tazze di Natale, che non sono tante. Questa qui, che non mi ricordo dove l'ho presa, questa è di Ikea e questa è di Temu. Maison du Monde, Temu. Guardate che carina, qua c'è un altro pandorino. Anche questa casetta me l'ha regalata Filo. Queste due tazze le ho prese tantissimi anni fa, ma tantissimi, non ricordo dove, ma penso 2012-2013, una roba del genere. Poi qui ho messo questa alzatina con i pasticcini finti e questi presi da Ikea. E questa è la mia vetrina. Dai, è bellina, però secondo me manca qualcosa. Eccola qua. La vetrina, ragazze, se ve lo chiedete, è la Billy di Ikea. In cucina non c'è molto, perché sapete, la cucina mi piace tenerla libera perché ci devo cucinare. Allora, qui ho messo il portazucchero, questo è di Ikea e fa parte di quel set di barattoli in latta che avete visto nella vetrina, e l'ho preso nel 2019, e non so se c'è ancora da Ikea, è bellissimo, mi piace molto. E poi, altra cosa, ho messo questa presina presa da Casa Nova, venduta con quest'altra presina che ho messo qua, erano insieme. E poi qui ho messo semplicemente questo, che non sapevo dove piazzarlo. Questo me l'avevano regalato al Bennett tantissimi anni fa, non sapevo dove metterlo, ma è troppo bellino e quindi l'ho messo qua. E poi qui ho messo un'alzatina con un decoro e la candela, questa è del Lidl dell'anno scorso, con gli omini di pan di zenzero che richiamano l'omino qua. E basta, qui c'è il disastro da pulire. E poi qui ho messo l'alberello di Temu e una lanterna. Qua è così, ecco qua. Il fiocchettone l'avete visto ieri, questo l'anno scorso era sull'albero di Natale. E quest'anno, esatto, al posto della stella, bravo, come puntale, quest'anno ho preferito metterlo qua. Poi qui, perché la stella è mia. Eh sì, qui ho messo questo quadretto. Ah, sulla nostra stufetta, il nostro camino finto, ma è una stufetta comunque, ho messo lo gnomo e una Yankee Candle. E poi qui è così, ho dovuto stoppare perché c'è Michael Bublé che mi fa copyright. Copyright? Che non lo posso mettere nel mio video, amore, questo okay. Vuol dire. Ah, ragazze, eccolo, questo l'ho spostato qua. Aspettate che alzo la tenda. Perché mi piaceva l'albero. Tanto come ci stava. Sì, c'è anche l'albero che fa sempre parte del set di questa casetta qua e di quello. Quel cosino lì. Comunque, questa composizione mi piaceva molto. Lì c'è anche una cimice. Ciao, cimice. Sì, ma è fuori. Mi piaceva molto e allora l'ho messa qua. Quest'anno io qui sulla finestra volevo mettere tutte casette bianche con tante lucine, disegnare la neve. La neve sicuramente l'andrò a fare nei prossimi giorni, disegnata sui vetri, però le casette, niente, quest'anno ho tantissime cose, non voglio spendere altri soldi, vi dico la verità. Sporre i geni e la notte.
Na 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 na. Dai, canta. I don't want a life for Christmas. Questo qua l'ha messo Marek, ha deciso lui di metterlo qui, l'ho preso dai cinesi. Registrato perché sì che abbiamo registrato, si vede, sì, mamma ha registrato un pochino, sì, vabbè. Sì, perché poi non ho dovuto prendere in braccio, ho registrato anche quando mi hai preso, quando ti ho preso in braccio, non è pum pum. Comunque ha scelto Marek di metterlo qua e come vi ho detto quest'anno per noi sarà un Natale biscottoso, infatti tutto richiama i biscotti di Natale, le casette di Natale, gli omini, gli zuccherini, le caramelle, i candy cane, quest'anno è così. Qua solita ghirlanda che metto tutti gli anni, l'ho messa come l'anno scorso con queste decorazioni sempre in cartone fatte da me l'anno scorso. Quest'anno voglio fare tante casette così e in più ho aggiunto questo che l'ho preso dai cinesi che mi piaceva un sacco, anche questo si illumina. Qua ho messo la ghirlanda sulla porta dello sgabuzzino e poi abbiamo il soggiorno. Qui andiamo a fare l'albero oggi o domani, andremo a fare l'albero di Natale e il divano quest'anno è anche lui biscottoso. Vedete, ho messo l'omino, il candy cane, la casetta natalizia, quella lì diciamo di pan di zenzero, poi vabbè c'è il pupazzo di neve e i biscottini qua, ecco qua. Allora se mi chiedete, questa qui, queste due sono di Temu, questa qui invece l'ho comprata su Shein e anche questi qua li ho comprati su Shein. Sì, è vero, questi su Shein. Sì, allora li ho comprati questi, questo e anche quello, il 7 di novembre e il 17 novembre li avevo già a casa, quindi ottimo. Poi vabbè, i quadri sono i soliti di tutti gli anni e basta ragazze, manca solo Sua Maestà l'albero di Natale. Niente, qui concludiamo il nostro primissimo Vlogmas, spero che le nostre decorazioni vi siano piaciute, ovviamente continueremo a decorare durante questi Vlogmas, qui abbiamo le scatole perché qua ci sono le cose per fare l'albero e poi le cose per decorare su. Ah, non vi ho fatto vedere il gnomo grande! Sulle scale quest'anno ho messo solo lui. Solo lui ho messo quest'anno sulle scale, gnomo grande, basta, poi le scale le lascio libere. Con questo ragazze io concludo qui il nostro primissimo Vlogmas, vi ricordo che sul mio canale i Vlogmas ci saranno da lunedì al venerdì, quindi ci vediamo direttamente lunedì con il secondo Vlogmas, vi auguro un buon fine settimana e vi mando un mega bacione, ciao!